cari amici sportivi di TV Sorrento Web, salve a tutti. Siamo qui oggi per la decima puntata di Costiera Sportiva. Ed oggi abbiamo deciso di approfondire uno sport molto probabilmente in penisola più famoso per quel che si vede al cinema o in televisione, piuttosto per quello che invece ci fanno vedere le televisioni sportive. Infatti vogliamo parlare del bowling. E per farlo abbiamo uno dei componenti della squadra di bowling di Sorrento, l'amico Giampaolo Iaccarino, che prego di entrare in studio. Salve. Giampaolo, buonasera. Ciao Luca, ciao. Buonasera. Accomodati. Allora Giampaolo, tu sei uno dei membri della squadra di bowling presente a Sorrento. Sì. Allora, prima di tutto, come vi chiamate? La nostra squadra si chiama The Indians Sorrento. E dove giocate? Penso. Noi giochiamo al bowling, Sorrento, sì, giusto? Cioè Santa Lucia. E dimmi Giampaolo, questa squadra quando è nata, come è nata, i perché, diciamo, di inizio di questa storia? Allora, effettivamente è nata l'anno scorso, nel 2012, dove poi ci siamo iscritti già al primo campionato esordienti, però il progetto già doveva era nato da 3-4 anni fa. Infatti i primi corsi li feci 3 anni fa, però non c'erano abbastanza componenti perché, proprio come hai detto tu, è poco pubblicizzato come sport. Poi fortunatamente l'anno scorso siamo riusciti a raggiungere un numero minimo per poter creare una squadra. E quanto è questo numero minimo? Adesso siamo più di 15. L'anno scorso quando siamo partiti eravamo 7. Eravamo 7 che fortunatamente, chi magari, sai, quando uno inizia, fa i corsi, poi si scoccia, non segue più. Invece fortunatamente l'anno scorso tutti quanti abbiamo trovato quelli che hanno capito che ci piaceva proprio un gruppo più unito. Che si è coeso, che si è, sì, ben amalgamato. Sì. E siete, immagino, quasi tutti ragazzi? Sì, siamo in varie 17, di cui 2 ragazze. No, intendo anche come... Ma età, siamo tutti tra i 20, 25, 27, tranne 2 signori che però non hanno iniziato quest'anno, ma già giocavano prima quando esisteva la squadra di Sorrento, che non si chiamava ancora The Indians, però hanno ripreso dall'anno scorso. I 2 seniores, diciamo. Sì, esatto. E mi dicevi, quindi siete quasi tutti ragazzi, però ci sono anche 2 ragazzi. Sì. E dimmi un po', quando andate a fare le partite, come funziona? C'è qualche differenziazione tra partite tra soli uomini, partite miste? Allora, quando si va a fare il torneo dipende, ci sono differenziazioni di tornei se giocano solo i ragazzi o tra ragazze. Lì non c'è nessuna differenziazione ovviamente, mentre quando ci sono dei tornei misti, le ragazze hanno dei punti di handicap confronto a un ragazzo, che si tratta di 5 punti ogni partita. Perché il torneo può variare, può essere di 4 partite, di 6 partite. Ma spiegaci un poco tu, ecco, che cosa consiste una partita, un torneo, e a cosa voi state partecipando attualmente, se c'è un campionato, cosa allora, stiamo facendo in India? L'anno scorso, quando si è creata la squadra, ci siamo iscritti al campionato esordienti. Il campionato esordienti consiste nel disputare dei vari tornei. Ogni torneo consisteva in 6 partite, si faceva in 6 partite. Poi questi tornei erano suddivisi in tornei di squadre a 4 componenti, a 3 componenti, il doppio e infine il singolo. Ogni fase era sia provinciale, poi regionale, e infine c'era la fase nazionale, alla quale partecipavano solamente i primi 10 giocatori di tutta la Campania, sempre della categoria esordienti. E di solito si tratta di un torneo al mese, che si fa la fase provinciale, quelli che si qualificano vanno a fare la regionale, e si tratta di 6 partite più o meno in un torneo, sempre 6, tranne alcuni tornei privati che sono a volte 4, a volte 8, ma in genere i tornei federali sono di 6 partite. E Giampaolo, dici, come avviene la raccolta dei punti, o meglio, cioè come si stilano le classifiche? Noi sappiamo che c'è una sorta di ranking anche per i giocatori individuali, sì, seppur si gioca in squadra. Diciamo più popolarmente come avviene nel tennis, cioè c'è un ranking, c'è un punteggio che alla fine dell'anno ti dà la possibilità di raggiungere un determinato posto in classifica. Sì. Allora, anche se il torneo è di squadra, alla fine il torneo federale è importante il tuo punteggio singolo, anche se magari hai perso, può darsi che però
in realtà giocando bene il tuo punteggio sarà utile per la tua classifica personale, perché in poche parole tu parti dal categoria esordienti, però se durante l'anno riesci a detenere una certa media puoi salire di categoria. Per esempio, io l'anno scorso ho iniziato negli esordienti e ogni torneo, anche se il torneo era di squadra, il mio punteggio singolo veniva registrato sul sito e si poteva, diciamo, andare subito a visualizzare il giorno dopo, stesso la sera del torneo, sul sito del bowling, che sarebbe fisb.it. Diciamo che il bowling comunque è uno sport affiliato con CONI, sì. E dunque, diciamo che alla fine dell'anno, di tutti i tornei che facevamo, ci sta una classifica e tutta il totale di tutti i punteggi, di tutti i tornei che tu hai disputato e la media che hai avuto durante l'anno. A seconda di quella media puoi salire di categoria o restare nella tua categoria. Io per esempio l'anno scorso sono riuscito ad avere una media per salire di categoria, infatti adesso sono un Serie D. Se quest'anno riuscirò ad ottenere una media ancora superiore a quella dell'anno scorso, riuscirò a salire ancora di categoria Serie C, dove poi c'è la B e la... E te lo auguriamo. Grazie. Te lo auguriamo. E parlando proprio di te, Giampaolo, perché hai scelto il bowling? Non essendo comunque uno sport comune, sì, né comunque uno sport dove si possono aspirare a guadagnare tanti soldi. Esatto. Perché hai fatto questa scelta? Allora, diciamo che è stata una cosa che è nata un po' per caso. Io, diciamo, magari come tutti i ragazzi alle medie, alle superiori, venerdì sera e sabato sera, oltre alle varie passioni, come dici tu, il calcio e la pallavolo, ti capita, esci, cosa facciamo? Stasera andiamo al bowling. Sì. E noi ci capitava quasi tutte le settimane di andare a fare, diciamo, la partitella tra amici. E un giorno il nostro presidente, il presidente della squadra, dell'attuale squadra, decise che voleva ricreare la squadra di bowling Sorrento, perché tanti anni fa esisteva e c'erano giocatori anche a livelli più alti. E lui voleva ricreare la squadra e dunque mise dei corsi per nuovi giocatori gratuiti, e due volte a settimana ci faceva allenamento lui e il tecnico, che sarebbe il signore importante, che sì, importante, bella, esatto. Bella, e io per curiosità, io e altri due miei amici andammo a seguire i corsi e io mi sono appassionato quasi subito dopo le prime 3-4 lezioni. E spiegaci qualche serie, cioè, in che cosa consiste un corso? Ci sono delle metodologie particolari? C'è anche un approccio particolare al gioco, non lo so, un qualche allenamento specifico, non saprei, nella sì, mano, nell'avambraccio, nel tiro, diciamo che profana, diciamo che sì, il nostro allenamento adesso consiste nell'eseguire sempre il nostro tiro, a perfezionarci, però diciamo che all'inizio, quando tu non sai proprio da dove partire, l'allenamento inizia proprio sulla rincorsa, la postura, l'impugnatura, il movimento che deve fare il braccio. Infatti, se vi capita di seguire un torneo di bowling, vedete che i giocatori tirano tutti allo stesso modo, può cambiare di poco, ma il movimento, la rincorsa è sempre lo stesso. Infatti, con l'armonia del movimento è sì, la rincorsa può cambiare, la rincorsa a 4 passi e 5 passi, però è quello, diciamo, è quello, il movimento del braccio, il momento in cui bisogna lanciare la palla. Poi ci sono dei perfezionamenti, dei tipi di gioco, ma le fondamenta sono quelle. Sono quelle, le fondamentali sono quelle dentro. E ci puoi svelare qualche chicca, non lo so, qualche aneddoto particolare nel tuo modo di giocare, qualche allenamento particolare, qualche scaramanzia che tu hai? Io a livello di allenamento adesso da poco sto provando un nuovo tipo di tiro, però perché me l'ha spiegato un giocatore ad un torneo che sono andato a fare, un torneo privato, che è tipo quelli di golf, insomma, tu ti paghi l'iscrizione, chi vince, ci sono dei premi, non è come i tornei federali che tu vai solamente per, diciamo, per la... Sì, esatto. E questo giocatore, diciamo, un nuovo modo di giocare, che sarebbe il gioco moderno, perché noi appunto abbiamo iniziato con il nostro presidente, che tanti anni fa giocava e ci ha insegnato un modo un po' più, diciamo, vecchio, più lento, preciso. Invece adesso, con le nuove tecnologie, le nuove bocce che sono uscite, che sono comunque materiali particolari, sono abbastanza particolari, anche, sì, anche nel grip, nella, sì, esatto, nella, esatto, della palla sulla pista. E quindi ci sono nuovi modi di giocare. Infatti adesso sto provando un gioco più veloce, però comunque c'è bisogno di lavorare tanto sì, tanto sì, allenamento. È preciso, comunque è uno sport che il 60% è testa, cioè se non stai concentrato sbagli sempre, perché tu devi appunto fare, imparare un movimento, una cosa, e eseguirla sempre uguale, molto mentale.
L'allenamento particolare che si può fare, che spesso a volte facciamo, è sul secondo tiro. Tu il primo tiro, se non fai strike, ma un birillo, due birilli. Ecco, capire, per esempio, ha un nome particolare, il tiro quando restano in piedi il birillo 7 e il 10, cioè per i profani, i due birilli estremi del ce ne sono molti, si chiamano split. Diciamo i birilli quando rimangono due birilli che è quasi impossibile, è molto difficile estremità. Fare il mezzo strike, lo spear. Hanno quasi molti, ne hanno dei nomi, però non me li ricordo tutti. Ricordo come, tipo. Come si prova? È una sorta di carambola, cioè provare a prenderne uno che prova di carambola sull'altro. Sì. Quello là 7-10 sarebbero gli ultimi due brilli, è molto improbabile. Molto non so se difficile. Non l'ho mai visto fare io personalmente. E tu hai più esperienza. Gianpaolo, noi ti ringraziamo di essere stato qui, di averci parlato di questo sport per ora più noto dal cinema, dai cartoons, dalla televisione piuttosto che dai programmi sportivi. Speriamo che si riesca a diffondere ancora di più in penisola, visto che abbiamo scoperto che c'è una squadra che sta ottenendo comunque dei risultati importanti. Quindi auguriamo un bocca al lupo a te, ringrazio. Tutta la tua squadra e grazie per esserci venuto. Grazie a voi. E dopo aver ringraziato l'amico Gianpaolo Iaccarino, saluto tutti gli sportivi della penisola e li saluto con un arrivederci, dal momento che per un po' così la sportiva andrà in pausa. Ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito e che hanno potuto vedere le varie prestazioni sportive offerte ai nostri ospiti, quindi dalla pallavolo al calcio, al ballo, al ciclismo, alla pallanuoto, al bowling, oggi alle arti marziali, e con la speranza di poterci vedere nei prossimi mesi con un nuovo format più particolare, ecco, anche con qualche suggerimento dato dal nostro istrionico regista. E grazie a tutti per queste 10 puntate, arrivederci, alla prossima.